Signori, benvenuti, un saluto al vostro Francesco. Ciao a tutti da Luigi. Questa settimana andiamo a Londra perché lì c'è un'altra figlia dell'Irpini ed è con noi quest'oggi Federica Giusto. E l'applauso di rito dello studio. Ciao Federica. Ciao Federica. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. Grazie a te per aver accettato l'invito. Tu sei a Londra, ci dicevi, da 5 anni, ma in realtà nel Regno Unito da quasi da 18 anni, sì. Ok, 17-18 anni. Andiamo per gradi perché c'è tanta roba. La prima cosa è cosa ti ha spinto ad andare via? Cosa è successo? Sicuramente l'aspetto lavorativo. L'indipendenza subito dopo il aver compiuto gli studi, quindi dopo la laurea, avevo voglia di lavorare. Passato 2 anni qui in Italia, un po' facendo lavoretti, e quindi insomma la cosa più importante era proprio l'indipendenza economica. Volevo lavorare e quindi ho avuto un'opportunità e sono partita. Allora, 5 anni a Londra e quelli precedenti dove sei stata in giro? Io sono arrivata in realtà proprio a Londra nel 2005 con un contratto di lavoro, ma lavoretti così, e poi di lì mi sono spostata a nord della Gran Bretagna, quindi sono stata prima a Liverpool dove ho vissuto 6 anni, poi mi sono spostata a Oxford dove ho vissuto altri 5 anni e poi 5 anni fa sono approdata a Londra. Senti, oggi di cosa ti occupi a Londra? Qual è il tuo lavoro? Io lavoro per una piattaforma di turismo, si chiama Hotelbeds, è un sito utilizzato soprattutto dalle agenzie di viaggio a livello globale e io sono product manager, in realtà la mia posizione si chiama contracting manager, cioè mi occupo di tutti i prodotti sulla piattaforma in determinate destinazioni. In particolare tour e attività, quindi se non lo so, cerchi Islanda, Reykjavik, vuoi vedere l'aurora borealis o vuoi vedere l'escursione con le balene, dietro il prodotto stesso e il rapporto con i fornitori ci sono io. Beh, interessante. Quindi tu sei quella che quando noi andiamo in vacanza in un posto, andiamo un po' in maniera autonoma, scatola chiusa. Poi arriviamo là, non sappiamo che fa, dobbiamo chiedere informazioni, invece tu sei quella che apparecchia già tutto. Cioè, c'è questo. Corretto. Diciamo, una versione moderna, ora mi viene la pubblicità, turista fai da te, no Alpi Tour, adesso tu sei la versione moderna di tutto questo. Cioè... Quanto sei vecchio, sì. Luigi? L'opzione moderna adesso è Instagram con tutti questi travel blogger e il resto, diciamo, noi siamo intermedi da questo punto di vista. Ecco, voi dovete far fronte anche a questi nuovi metodi, cioè state dietro Sì e no, nel senso che comunque il nostro tipo di business è più legato a un B2B, un business to business, non è, quindi è più delle agenzie di viaggio. Chi va in agenzia di viaggio perché vuole un viaggio organizzato e si affida praticamente all'agente di viaggio. Quindi da questo punto di vista, però sì, io personalmente mi occupo dei prodotti, do anche uno sguardo un po' alle tendenze per vedere quello che magari è più trendy e quindi magari metterlo anche sul nostro sito. Ci hai detto l'aurora boreale che è bellissima, quali sono le mete più ambite, più richieste? Guarda, io mi occupo specificamente dei paesi nordici, quindi sicuramente Reykjavik, quindi l'Islanda, ma poi abbiamo la Norvegia, abbiamo la Lapponia, dove l'aurora boreale è bellissima, la Lapponia svedese. Ti parlo insomma delle mie esperienze. Tu l'hai mai vista? Scusa. Sì. In Groenlandia anche. È bella, è bellissima, incantevole. Sì, bellissima. Tu che ti occupi di quello che si può fare in un luogo, solitamente ti informi su quello che c'è, su quelle che sono le attrazioni principali o vai anche tu a cercare qualcosa che magari... è meno conosciuto. Guarda, noi dal punto di vista business di solito partecipiamo a delle fiere. Okay. Quindi partecipiamo a delle fiere e come tale poi nelle fiere lì incontri insomma
i vari provider, eccetera. Essendo un sito molto importante, quindi un business molto grande, non siamo un tour operator di nicchia noi. Sicuramente se lavorassi per un piccolo tour operator più specializzato, questa cosa che tu hai detto, sì, al 100%. Però essendo la mia azienda un'azienda molto grande, globalmente parliamo di 5.000 impiegati, parliamo di, insomma, di fatturati importantissimi. Un po' nel nostro settore siamo leader, un po' come dire il booking.com della situazione, però nel B2B. E quindi come tale non possiamo poi troppo essere indipendenti, abbiamo dei limiti. Tu sei di Fontana Rosa, quindi vediamo un attimo al tuo rapporto con l'Irpinia. Riesci a tornarci spesso? Com'è il tuo rapporto? Sì, io ho un bellissimo rapporto con la mia terra, un bellissimo rapporto con gli affetti qui che ho lasciato. Quindi sin da quando sono partita nel 2005 ho avuto sempre una presenza costante qui, insomma, sia in Italia ma soprattutto nel mio paese. Per cui anzi sono forse un caso un po', come dire, diverso dai normali emigrati, anche perché non avendo una famiglia stabile in Gran Bretagna non ho figli, quindi veramente vengo spesso in Irpinia, diciamo che un 5-6 volte l'anno. Sì, 5-6 volte l'anno le maggiori festività le ho sempre trascorse qui al mio paese, con la mia famiglia, con i miei amici. Tra l'altro il caso ha voluto che ti intervistassimo proprio il giorno prima di un evento importantissimo per voi fontanarosani, ecco, l'intervista la domenica 13 agosto. Lunedì 14 agosto per voi è il giorno della tirata del carro. Ecco, la domanda più semplice è: che cos'è per Federica Giusto il carro di Fontana Rosa e che cosa rappresenta il carro di Fontana Rosa per i fontanarosani? Allora, guarda, per Federica sono 45 anni che sono sempre presente al carro. Sono mancata solo un anno in 45 anni, quindi questo ti fa capire come per me il Ferragosto è Fontana Rosa, il 14 agosto è la tirata del carro, il 15 agosto è il pranzo in famiglia e la processione che poi viene fatta qui per la Madonna della Misericordia. E, naturalmente quando ero più piccola anche io ero coinvolta nella tirata del carro, adesso lo faccio solo da spettatore. Però rimane un evento importantissimo per il paese, per il fontanarosano vero, è un pezzo della tua vita, quindi sì, è qualcosa a cui non puoi non, se insomma, se hai la possibilità, non puoi non mancare. Mi sono sempre chiesto se, cioè, secondo me è anche un momento commovente per voi fontanarosani, non so se corrisponde. Decisamente. Se interpreto bene questo sentimento, perché vedere questo carro tirato con tutta quella passione per le strade del paese, poi veramente deve essere toccante. Sì, è vero, è verissimo, è un Fontana Rosano, è un'esperienza importante ed è un evento che ci tocca a tutti, insomma. Sì. Volendo fare una battuta, dovresti organizzare dei pacchetti per Fontana Rosa, perché l'agosto in Irpinia è bellissimo. Infatti, sì, è vero, è vero. Questa roba qua ti volevo chiedere, cioè, applicando quello che tu fai nei paesi del nord, in Irpinia, dove li dobbiamo mandare questi turisti? A parte Fontana Rosa e la tirata, che gli dobbiamo fare? No, è vero, è vero, è vero, ci sono tanti eventi, soprattutto poi ad agosto, ogni paese limitrofo organizza delle sue tradizioni ed è importante anche evolvere questo aspetto del turismo. Purtroppo l'Irpinia ha questa caratteristica, si mantiene ancora in un ambito molto locale, non riesce ancora a espandersi proprio a livello internazionale. La cosa più importante è la tecnologia. La tecnologia e il marketing.
Se c'è quello, alla fine c'è tutto. Io vedo, adesso vivo a Londra, vedo a volte anche situazioni, eventi che sono eventi di nulla, che non hanno magari un impatto culturale o storico o artistico come possono avere eventi che sono qui in Irpinia, eppure attirano tantissime persone. Questo è per, legato all'organizzazione, legato al marketing, legato alla digitalizzazione. Magari c'è un sito web dove si possono prenotare i biglietti, c'è tutta una campagna di digital marketing dietro che ti sponsorizza su tutti i social media e anche su canali importanti, e quindi anche eventi di basso impatto riescono ad avere un'audience importante, cosa che manca un po' in Irpinia, che poi ci sono tanti eventi, ogni paese ha le sue tradizioni, dalla Fiera del Vino a Taurasi, al Giglio di Nola, e sono eventi proprio dal punto di vista artistico, culturale, storico, che non hanno precedenti, se li compari ad eventi magari che fanno in Gran Bretagna, no? Guarda, l'impressione è che si stia lavorando su un brand Irpinia, però ancora non c'è qualcosa di concreto. In fase primordiale, sì. Cioè, sì. Probabilmente la comunicazione e il marketing è fondamentale, cioè promuovere l'Irpinia. E la digitalizzazione anche. Speriamo. Perché se non hai dietro una piattaforma importante, un sito web che ti propone in maniera dettagliata gli eventi, anche una mappa con una rotta, diciamo, dei vari percorsi da fare in 10 giorni, in 5 giorni, dove puoi andare, ogni sera c'è un evento diverso, quindi anche da questo punto di vista la digitalizzazione è la prima cosa. E poi l'aspetto marketing. Questo è il tuo lavoro. Saresti in grado, se ti venisse proposto, di organizzare un po' di lavoro sulla tua terra? Fantastichiamo, è bello. Io dal punto di vista tecnologico purtroppo non sono un ingegnere informatico né un web designer. Però, avendo tanta esperienza, sì, almeno in termini di suggerimenti, di come un po'... così, star capo un po' a un progetto, essere un consultant per questo tipo di progetto, sì, sicuramente potrei dare il mio contributo. Senti, veniamo alla tua vita a Londra. Che fa Federica a Londra quando non lavora? Federica a Londra quando non lavora viaggia. Io sono una viaggiatrice nata, mi piace viaggiare. Quindi quando ho la possibilità esco dalla Gran Bretagna, quando non ce l'ho viaggio internamente, e poi a Londra stessa è una città molto grande che ti offre tanto, per cui cerco sempre di essere sul pezzo, diciamo, in termini di quando ci sono esibizioni, spettacoli e cose varie. Quindi da questo punto di vista questo è il mio hobby, non ne ho altri. Però non solo Europa del Nord, immagino, quando viaggi per... Quando non viaggio per lavoro, no, non Europa del Nord, quando viaggio per piacere, sì, diciamo, è tutto il mondo. Okay. Senti, ma ti è mai capitato di dover gestire degli imprevisti? Sempre tornando al tuo lavoro. Imprevisti nell'ambito lavorativo? Sì. Certo, ogni giorno. Sei pronta a tutto, quindi sei ogni giorno. Cerchiamo di fare il possibile per risolvere le problematiche il prima possibile, di trovare delle soluzioni. Questo, insomma, è il nostro lavoro. Quindi reagire laddove ci sono dei problemi, reagire immediatamente con piano B o piano C. Invece, Federica, quando sei partita 18 anni fa, nel 2005, avresti mai immaginato che poi l'Inghilterra, la Gran Bretagna, sarebbe diventata la tua seconda casa? No, e neanche adesso la immagino, sinceramente. Sono pronta a ripartire. No, non pensavo che la Gran Bretagna
diventasse la mia seconda casa, assolutamente. L'idea era di andare lì, fare un'esperienza lavorativa, crescere professionalmente e poi magari rientrare in Italia, che c'è ancora la possibilità, però, però al momento va bene così. E a noi ci interessa sempre toccare un po' questo argomento. In Italia, ma probabilmente non hai forse neanche mai lavorato, oppure ti è capitato un'esperienza lavorativa italiana? Ma ho fatto dei lavoretti, ho fatto dei lavoretti subito dopo l'università, e poi vabbè, la mia idea, io sono laureata in scienze diplomatiche internazionali, quindi la mia idea era quella di lavorare presso degli uffici consolari o comunque degli uffici internazionali. Però l'iter è quello che è, sappiamo bene i concorsi pubblici, sappiamo bene la Gazzetta Ufficiale quando escono, quando devi fare le iscrizioni a distanza di anni, poi casomai il bando esce un anno a distanza di un anno, adesso io non ricordo bene che sono passati tanti anni, però all'epoca dovevi aspettare anni per fare un concorso di cui avevi fatto magari la richiesta anni prima, e quindi la mia idea inizialmente era quella, mantenermi nell'ambito diplomatico, uffici pubblici di un certo livello, però c'era anche la voglia di lavorare, di essere indipendente, e quindi questo poi mi ha portato a lasciare l'Italia, a lasciare Irpinia. Senti, una domanda che facciamo un po' a tutti i nostri conterranei oltremanica. Con la Brexit che cosa è cambiato? Tu sei lì da molti anni, quindi qualcosa l'avrei vista. Sì. Dal tuo punto di vista, cosa è cambiato tra prima e dopo? Guarda, la Gran Bretagna, vabbè, io personalmente non ho avuto nessun problema, perché stando lì da tanti anni ho immediatamente avuto le certificazioni per il diritto al lavoro e il diritto alla residenza. Però dal punto di vista proprio di servizi, la Gran Bretagna ha subito un forte impatto, che va dalle cose basiche. La Gran Bretagna era il simbolo anche nell'ambito, ecco, della ristorazione, di questi servizi, era proprio il simbolo del customer service, dove magari ti sedevi al tavolo e immediatamente ti arrivava il cameriere. Adesso c'è questo impatto, quindi nell'ambito proprio del servizio clienti, perché c'è poco staff, perché è chiaro che non si può partire dall'Italia o dalla Spagna così vado a fare il cameriere. Adesso comunque c'è tutto un iter particolare, da una procedura particolare che devi seguire. E poi anche proprio dal punto di vista della vita quotidiana, della distribuzione. Cioè, a volte è veramente paradossale non trovare cose al supermercato, perché è legato a questo, al chain, no? È legato alla distribuzione anche dei prodotti stessi, cose che prima trovavi, adesso magari la trovi e devi aspettare un mese per trovarla di nuovo. Poi ci sono stati un periodo in cui veramente, ma questo non soltanto nell'ambito alimentare, anche nell'ambito proprio della vita quotidiana, l'impatto è stato forte, e loro stessi, insomma, si sono ricreduti su questa scelta che hanno fatto, e credo anche, io credo fortemente nell'Europa, e credo anche una serie di regole e regolamentazioni che magari stando sotto l'Europa dovevi mantenere, adesso invece che è uscita puoi gestirle diversamente, e cose che io non sto vedendo, insomma, delle differenze, ecco, da questo punto di vista, anche nell'ambito ambientale, nell'ambito di alcune regole, regolamentazioni, un po' su tutto il giornaliero. Siamo arrivati quasi alla conclusione, e la domanda di rito che facciamo tutti i nostri ospiti, cioè se un giorno desideri tornare definitivamente in Italia o in Irpinia? In Italia. Okay. Irpinia, vediamo un po' come sarà messa fra qualche anno. Sicuramente io qui ho la mia casa, la mia famiglia, e ci verrò sempre. Però dal punto di vista poi di vita e lavorativa,
In Italia sicuramente, in Irpinia never say never, però vediamo un po'. Va bene. Va bene, ti ringraziamo. Ciao, grazie a voi di tutto. Buona giornata e buon fine settimana. E buona tirata del cane.